La prima barca da corsa che ho fatto era così brutta che si chiamava un mostro. Il mostro era fatto piatto, l'avevamo stampato sul pavimento. Il design della barca è un po' accattivante, questo lo devo ammettere. Tre punti, perché? Perché il minimo per stare seduti e stabili sono tre punti. Due punti non funzionano. Il catamarano è una barca a due punti, fondamentalmente resta sollevato sul davanti e appoggia su due punti, quindi il minimo colpo di vento può fare così. E questo lo trovo seccante, anche perché sono affezionato al pilota. Il tre punti invece è così, è stabile, anche perché il baricentro è all'interno dei tre punti. A stabilità che viene aumentata con alcuni sistemi, tra cui una grande ala posteriore portante, perché alza la parte posteriore e fa appoggiare gli scarponi sulla parte anteriore, stabilizzando enormemente la barca. Quando si arriva vicino ai 300 all'ora, un'ala come la mia è capace di sollevare circa 400 kg di peso. A questa velocità l'aerodinamica diventa importantissima. Pensare di sviluppare un motore a prescindere da dove il motore venga applicato è impensabile, ma è impensabile in qualsiasi tipo di applicazione. E noi facciamo della filosofia dell'integrazione nel veicolo la nostra massima. Quindi la barca e il motore in questo caso sono nati insieme. Ogni qualvolta che c'era una modifica allo scafo, noi adattavamo il motore per essere il più performante e viceversa. La prima cosa ai fini della sicurezza è che il motore sia affidabile, perché la cosa più pericolosa di questo record è la rottura della biella. Se per qualche motivo si rompe una biella, il pilota è fondamentalmente morto, perché la biella immediatamente blocca tutto il cinematismo, l'elica resta bloccata ed essendo piegata per il passo fa capotare la barca. Poi l'altro punto è tutto il sistema di trasmissione. La barca è dotata di un moltiplicatore di giri, che è un oggetto piuttosto complicato, è dotata di un'elica, anche questa molto particolare, i supporti, gli assi, sono tutte cose che sono delicatissime, perché se il motore gira a 2500 giri, l'elica gira a 10.000, perché è una moltiplicazione quasi di 4 a 1. Lo scafo è il massimo che si possa concepire oggi, perché è tutto in carbonio, preimpregnato, quindi non è stato fatto a rullo e pennello, è stato fatto tutto con materiali dove la resina era già all'interno del tessuto. Ricotto a forno oltre 100 gradi, quindi abbiamo dovuto costruire un forno adatto. Il risultato si è visto, perché per battere questo record sapevamo che ci voleva un rapporto peso-potenza di 1,5 kg a cavallo. FPT ci ha dato un motore da quasi 1800 cavalli, quindi la barca non poteva pesare più di 2400-2500 kg. Quindi, siccome il motore da solo ne pesava 1500, abbiamo dovuto fare una barca leggerissima.